Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, e Durant Janssen Cilag S.p.A. Ultimo aggiornamento, 18 febbraio 2022. Cos'è Durant? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cos'è Durant? E Durant ha un farmaco a base del principio attivo rilpivirina, appartenente alla categoria degli antivirali e nello specifico non nucleosidi inibitori della transcriptasi inversa. È commercializzato in Italia dall'azienda Janssen Cilag S.p.A. E Durant può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni e Durant 25 mg 30 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Janssen Cilag International NV. Concessionario: Janssen Cilag S.p.A. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe: H. Principio attivo: rilpivirina. Gruppo terapeutico: antivirali. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: e Durant, in associazione con altri medicinali antiretrovirali, ha indicato nel trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1, Human Immunodeficiency Virus, HIV-1, in pazienti a partire da 12 anni di età mai sottoposti a terapia antiretrovirale con una carica virale a 0,100.000 HIV-1 RN a copie/ml. Il test di resistenza genotipica deve guidare l'uso di e Durant, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 1. Posologia: la terapia deve essere iniziata da un medico con esperienza nella gestione dell'infezione da HIV. Posologia: la dose raccomandata di Durant è di una compressa da 25 mg assunta una volta al giorno. E Durant deve essere assunto con un pasto, vedere paragrafo 5, 2. Aggiustamento della dose: per i pazienti che ricevono in concomitanza rifabutina, la dose di Durant deve essere aumentata a 50 mg, due compresse di 25 mg l'una, una volta al giorno. Quando viene interrotta la co-somministrazione con rifabutina, la dose di Durant deve essere diminuita a 25 mg una volta al giorno, vedere paragrafo 4, 5. Dose dimenticata: se il paziente dimentica una dose di Durant entro le 12 ore successive all'orario in cui viene solitamente assunta, il paziente deve assumere il medicinale con un pasto il prima possibile e prendere la dose successiva all'orario normalmente programmato. Se un paziente dimentica una dose di Durant e sono trascorse più di 12 ore, il paziente non deve assumere la dose dimenticata, ma ricominciare con la dose prevista al solito orario. Se un paziente vomita entro 4 ore dall'assunzione del medicinale, un'altra compressa di Durant deve essere assunta con un pasto. Se un paziente vomita più di 4 ore dopo l'assunzione del medicinale, il paziente non ha bisogno di prendere un'altra dose di Durant fino alla prossima dose normalmente programmata. Popolazioni speciali: anziani. Esistono informazioni limitate sull'uso di Durant in pazienti con età 65 anni. Non ha richiesto alcun aggiustamento della dose di Durant nei pazienti anziani, vedere paragrafo 5, 2. Durant deve essere impiegato con cautela in questa popolazione di pazienti. Compromissione renale: Durant ha stato principalmente studiato nei pazienti con funzionalità renale normale. Non ha richiesto alcun aggiustamento della dose di rilpivirina nei pazienti con compromissione renale lieve o moderata. Rilpivirina deve essere usata con cautela nei pazienti con compromissione renale severa o con una patologia renale allo stadio terminale. Nei pazienti con compromissione renale severa o con una patologia renale allo stadio terminale, l'associazione di rilpivirina e di un forte inibitore del CYP3A, ad esempio inibitore della proteasi dell'ipotenziato con ritonavir, deve essere presa in considerazione solo se il beneficio supera il rischio, vedere paragrafo 5, 2. Il trattamento con rilpivirina ha determinato un iniziale lieve aumento dei livelli medi di creatinina sierica che è rimasta stabile nel tempo e non è stata considerata clinicamente rilevante, vedere paragrafo 4, 8. Compromissione epatica: ci sono informazioni limitate riguardo l'uso di Durant nei pazienti con compromissione epatica lieve o moderata, classe A o B di Killed Pug. Non ha richiesto alcun aggiustamento della dose di Durant in pazienti con compromissione epatica lieve o moderata.
Edurant deve essere usato con cautela in pazienti con compromissione epatica moderata. Edurant non è stato studiato in pazienti con compromissione epatica severa, classe C di Kild-Pugh. Pertanto, Edurant non ha raccomandato nei pazienti con severa compromissione epatica, vedere paragrafo 5, 2. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Edurant nei bambini di età inferiore a 12 anni non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. Gravidanza. In gravidanza sono state osservate esposizioni inferiori a rilpidirina, pertanto la carica virale deve essere attentamente monitorata. In alternativa, può essere preso in considerazione il passaggio ad un altro regime con terapia antiretrovirale, antiretroviral therapy, ART, vedere paragrafi 4, 4, 4, 6, 5, 1 e 5, 2. Modo di somministrazione. Edurant deve essere assunto per via orale, una volta al giorno con un pasto, vedere paragrafo 5, 2. Si raccomanda che la compressa rivestita con film sia assunta intera con acqua e non sia masticata o rotta. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Edurant non deve essere impiegato in associazione ai seguenti medicinali, poiché a copyright possono manifestarsi riduzioni significative delle concentrazioni plasmatiche di rilpidirina, a causa dell'induzione dell'enzima CYP3A o dell'aumento del pH gastrico, che può comportare una perdita dell'effetto terapeutico di Edurant, vedere paragrafo 4, 5. Gli anticonvulsivanti carbamazepina, oxcarbazepina, fenobarbitale, fenitoina. Gli antimicobatterici rifampicina, rifapentina. Gli inibitori della pompa protonica, come omeprazolo, esomeprazolo, lansoprazolo, pantoprazolo, rabeprazolo. Il glucocorticoide desametasone sistemico, eccetto come una dose singola. Erba di San Giovanni, Hypericum perforatum. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Sebbene una efficace soppressione virale con la terapia antiretrovirale ha dimostrato di ridurre notevolmente il rischio di trasmissione sessuale, un rischio residuo non può essere escluso. Si devono prendere precauzioni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Medicinali che incidono sull'esposizione a rilpidirina. Rilpidirina è principalmente metabolizzata dal citocromo P450, CYP3A. I medicinali che inducono o inibiscono il CYP3A possono quindi influire sulla clearance di rilpidirina, vedere, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Edurant insieme ad altri farmaci come Eurosanadiraeuro, Eurosanafenaeuro, Eurosantraeuro, Eurosaprioeuro, Euroscletusaeuro, Eurosdosallucaeuro, Eurosermesaeuro, Eurosesomeprazolo Almusfarmaeuro, Eurosesomeprazolo Milangenericsaeuro, Eurosesomeprazolo Pensafarmaeuro, Eurosesomeprazolo Sunaeuro, Eurosesomeprazolo Sanfarmaeuro, Eurosesomeprazolo Tilomedaeuro, Euroseogastrol Refluxoeuro, Eurosfrilansaeuro, Eurosgastresaeuro, Eurosgastroloc, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti euro, Eurosibimezoloeuro, Eurosinipant, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti euro, Eurosinizol, compressa gastroresistente a euro, Eurosintelencea euro, Euroscomezola euro, Euroscrovanega euro, Euroscruxagona euro, Euroslansodora euro, Euroslansoprazolo Abcaeuro, Euroslansoprazolo Almusaeuro, Euroslansoprazolo Alter, compressa orodispersibile a euro, Euroslansoprazolo Alter, compresse barra capsule gastroresistenti a euro, Euroslansoprazolo Aristo euro, Euroslansoprazolo Eurobindo euro, Euroslansoprazolo Doc, capsula a euro, Euroslansoprazolo Doc generica euro, Euroslansoprazolo Ega euro, Euroslansoprazolo Egistada, compressa a euro, Euroslansoprazolo Egistada, compressa orodispersibile a euro, Euroslansoprazolo FG a euro, Euroslansoprazolo Gita a euro, Euroslansoprazolo Exala a euro, Euroslansoprazolo Crca a euro, Euroslansoprazolo Milan Generics Italia a euro, Euroslansoprazolo Milan Generics a euro, Euroslansoprazolo Pensa a euro, Euroslansoprazolo Sandoz BV a euro, Euroslansoprazolo Sandoz Mba a euro, Euroslansoprazolo Suna a euro, Euroslansoprazolo Technigen, capsula gastroresistente a euro, Euroslansoprazolo Technigen, compressa orodispersibile a euro, Euroslansoprazolo
Soprazolo Teva Italia Euro, Euroslan Soprazolo Unione Alta Euro, Euroslan Soprazolo Zentiva Euro, Euroslan Sox, Capsula, Capsula Gastroresistente a Euro, Euroslan Sox, Compressa Oro Dispersibile a Euro, Euroslevogenix a Euro, Euroslim Mosa Euro, Euroslim Pidex, Capsula a Euro, Euroslim Pidex, Compressa Oro Dispersibile a Euro, Euroslosica a Euro, Euroslucen, Polvere a Euro, Eurosmalox Reflusso a Euro, Eurosmaricrio a Euro, Eurosmepral a Euro, Eurosnansen a Euro, Eurosnexium, Polvere a Euro, Eurosnolpaza, Compressa Gastroresistente a Euro, Eurosumiprazena a Euro, Eurosumiprazolo Abca a Euro, Eurosumiprazolo Almus a Euro, Eurosumiprazolo Almus Pharma a Euro, Eurosumiprazolo Altera a Euro, Eurosumiprazolo Aristo a Euro, Eurosumiprazolo Eurobindo Pharma Italia a Euro, Eurosumiprazolo Duca a Euro, Eurosumiprazolo Egistada a Euro, Eurosumiprazolo FG a Euro, Eurosumiprazolo Cita a Euro, Eurosumiprazolo Exala Barras a Euro, Eurosumiprazolo Milan Genericus a Euro, Eurosumiprazolo Milan Pharma a Euro, Eurosumiprazolo Picari a Euro, Eurosumiprazolo Pensa a Euro, Eurosumiprazolo Farmacaria a Euro, Eurosumiprazolo Sandozgma a Euro, Eurosumiprazolo Suna a Euro, Eurosumiprazolo Tecnigin a Euro, Eurosumiprazolo Teva Italia a Euro, Eurosumiprazolo Zentiva, Zentiva Italia a Euro, Eurosumolina a Euro, Eurospancleus, Compressa Gastroresistente, Compresse barra Capsule Gastroresistenti a Euro, Eurospantecta, Compressa Gastroresistente a Euro, Eurospantofir, Compressa Gastroresistente, Compresse barra Capsule Gastroresistenti a Euro, Eurospantopan, Compressa Gastroresistente a Euro, Eurospantopan, Compressa Rivestita a Euro, Eurospantoprazolo ABC, Compressa Gastroresistente a Euro, Eurospantoprazolo ABC, Compresse barra Capsule Gastroresistenti a Euro, Eurospantoprazolo Arcordelt Care, Compressa Gastroresistente, Compresse barra Capsule Gastroresistenti a Euro, Eurospantoprazolo Arcordelt Care, Compressa Gastroresistente a Euro, Eurospantoprazolo Accorda a Euro, Eurospantoprazolo Almus, Compressa Gastroresistente a Euro, Eurospantoprazolo Alter, Compressa Gastroresistente, Compresse barra Capsule Gastroresistenti a Euro, Eurospantoprazolo Alter, Compressa Gastroresistente a Euro, Eurospantoprazolo Aristo, Compressa Gastroresistente a Euro, Eurospantoprazolo Aristo, Compressa Gastroresistente a Euro, Eurospantoprazolo Aristo Pharma, Compressa Gastroresistente a Euro, Eurospantoprazolo Eurobindo, Compresse barra Capsule Gastroresistenti a Euro, Eurospantoprazolo Eurobindo Pharma Italia a Euro, Eurospantoprazolo Doc, Compresse barra Capsule Gastroresistenti a Euro, Eurospantoprazolo EG, Compressa Gastroresistente, Compresse barra Capsule Gastroresistenti a Euro, Eurospantoprazolo GIPT, Compressa Gastroresistente, Compresse barra Capsule Gastroresistenti a Euro, Eurospantoprazolo GIPT, Compressa Gastroresistente, Compresse barra Capsule Gastroresistenti a Euro, Eurospantoprazolo CRCA, Compresse barra Capsule Gastroresistenti a Euro, Eurospantoprazolo Milan, Compresse barra Capsule Gastroresistenti a Euro, Eurospantoprazolo Pensa, Compressa Gastroresistente a Euro, Eurospantoprazolo Sandoz, Compressa Gastroresistente, Compresse barra Capsule Gastroresistenti a Euro, Eurospantoprazolo Sandozgma a Euro, Eurospantoprazolo San Pharmaceutical Industries Limited a Euro, Eurospantoprazolo San Pharma a Euro, Eurospantoprazolo Tecnigen Italia, Compressa Gastroresistente a Euro, Eurospantoprazolo Teva Generics a Euro, Eurospantoprazolo Teva Italia, Compressa Gastroresistente a Euro, Eurospantoprazolo Zentiva Italia a Euro, Eurospantoprazolo Zentiva a Euro, Eurospantorc, Compressa Gastroresistente, Compresse barra Capsule Gastroresistenti a Euro, Eurospantorex, Compressa Gastroresistente a Euro, Eurospariet, Compressa Gastroresistente a Euro, Eurospettazol, Compressa Gastroresistente, Compressa Rivestita, Compresse barra Capsule Gastroresistenti a Euro, Eurospettazol, Compressa Gastroresistente, Compresse barra Capsule Gastroresistenti a Euro, Eurospettirx a Euro, Eurospergastida a Euro, Eurosprinzol, Compressa Gastroresistente a Euro, Eurosproteca a Euro, Eurosrabeprazolo Accorda a Euro, Eurosrabeprazolo Altera a Euro, Eurosrabeprazolo Eurobindo Italia a Euro, Eurosrabeprazolo Doc Generici a Euro, Eurosrabeprazolo Eurogenerici a Euro, Eurosrabeprazolo CRCA a Euro, Eurosrabeprazolo Pensa Pharma a Euro, Eurosrabeprazolo Sanduza a Euro, Eurosrabeprazolo Sosa a Euro, Eurosrabeprazolo Suna a Euro, Eurosrabeprazolo Tecnigen a Euro, Eurosrabeprazolo Teva a Euro, Eurosrabeprazolo Zentiva a Euro, Eurosrabeprazolo Sa a Euro, Eurosedipanto a Euro, Eurostaraba a Euro, Eurostanzolan a Euro, Eurostecnozol, Compressa Gastroresistente a Euro, Eurosulcezol a Euro, Eurostzolantrac a Euro, Eurostzolemer Reflusso a Euro, Eurostzolium, Compressa Gastroresistente a Euro, Eurostzolonib,
compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti a euro, a euro zotona euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Vi sono dati in quantità limitata, meno di 300 esiti di gravidanza, riguardanti l'uso di rilpivirina nelle donne in gravidanza, vedere paragrafi 4, 4, 5, 1 e 5, 2. In gravidanza sono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. E durante non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Tuttavia, affaticamento, capogiro e sonnolenza sono stati riportati in alcuni pazienti che hanno assunto e durante ciò deve essere considerato nel valutare la capacità del paziente di guidare o usare i macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Durante il programma di sviluppo clinico, 1368 pazienti degli studi clinici di fase II, controllati, TMC278, C209, ECO e TMC278, C215, TRIVE, il 55,7% dei soggetti ha, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non esiste un antidoto specifico per il sovradosaggio da Edurant. L'esperienza di sovradosaggio con rilpivirina nell'uomo è limitata. Sintomi di sovradosaggio possono includere cefalea, nausea, capogiro e barra o sogni anomali. Il trattamento del sovradosaggio di rilpivirina consiste in misure di supporto generali, tra cui il monitoraggio dei segni vitali, l'ECG, intervallo QT e l'osservazione delle condizioni cliniche del paziente. È possibile somministrare carbone attivo per promuovere l'eliminazione della sostanza attiva non assorbita. Poiché copyright rilpivirina mostra un'elevata affinità per le proteine plasmatiche, è improbabile che la dialisi riesca a eliminare quantità significative di principio attivo dal sangue. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antivirale per uso sistemico, inibitore non nucleosidico della trascrittasi inversa, codice ATC. Ilunga05A05. Meccanismo di azione. Rilpivirina ha un inibitore non nucleosidico della trascrittasi inversa, non nucleoside riversa e transcriptase, proprietà farmacocinetiche. Le proprietà farmacocinetiche di rilpivirina sono state valutate in soggetti adulti sani e in pazienti infetti da HIV-1, mai sottoposti a trattamento con antiretrovirali, a partire dai 12 anni di, dati preclinici di sicurezza. Tossicità a dose ripetuta. La tossicità epatica associata all'induzione di enzimi epatici è stata osservata nei roditori. Nei cani sono stati notati effetti come colestasi. Studi di tossicità della riproduzione. Elenco degli eccipienti. Nucleo della compressa. Lattosio monoidrato. Croscarmellosa sodica. Povidone K30. Polisorbato 20. Cellulosa microcristallina silicizzata. Magnesio stearato. Rivestimento della compressa. Lattosio monoidrato. Ipromellosa 2910. 6 mpa.s. Titanio diossido e 171. Macrogol 3000. Fonte. Foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.